Le operazioni di abbattimento stanno andando proseguono, avanti. Proseguono bene. Proseguono. E quanto dureranno? Ancora non è prematuro, però guarda, le notizie bisogna che... Ma adesso voi state abbattendo le 160.000 di cui si parlava ieri, no? No. Ancora? Ancora quelle. Per un totale nel nostro comune di circa 700.000 galline, dovremmo a regime arrivare alle 50.000 galline al giorno per riuscire a stare in una quindicina di giorni, per spegnere il focolaio e arrivare alle operazioni di pulizia e di sanificazione. Per precauzione, certo. Ma gli hanno detto dentro oppure? Sì, sì, l'ha detto quello, l'ha detto all'USL. Di portare l'entrato dentro, lei sono dentro? No, io sono arrivato qui al loro porticato dove c'è la guardiola e a posto così. Nello stabilimento di via Valentonio un'ottantina per arrivare a circa un centinaio nei vari stabilimenti. Cioè, siete preoccupati per l'occupazione, per la tenuta delle imprese? Beh, a lungo termine sì, perché benché ci sia stata un'attivazione molto tempestiva per fronteggiare l'emergenza, con una parte delle maestranze impegnate nelle operazioni di abbattimento e bonifica, il resto delle maestranze impiegate nel centro di selezione di Cesena, però un fermo produttivo così prolungato con la possibile perdita di quote di mercato poi potrebbe portare ad una difficile e lenta ripresa. Ci potrebbero essere altri abbattimenti, guarda, secondo lei? Cioè, non ti posso dire, tra l'altro io non so neanche delle USL, vengo a dare una mano, per cui insomma. Perché è un virus, questo ceppo, l'H7N7, non dannoso per l'uomo, non aggredisce l'uomo se non con sintomi minimi come può essere la congiuntivite, un po' di faringite, infiammazione delle prime vie respiratorie, come una normale influenza invernale.